Ah, ce la puoi fare, ce la puoi fare! Ce la posso fare, ce la posso fare. Gesù, perché proprio io? Non guardare sotto, Al, non guardare sotto! Stai andando benissimo, Al, bravo, bravo! Sì. Johnny, non ce la faremo mai. Genovese sta per arrivare. Che sono cretino, Jack. Ho bloccato l'ascensore. Che albergo della minchia. Ho paura, non ce la posso fare. È facile, Al, c'è il traliccio, è facile. Io torno indietro. E salta, Al, che devo fare? Ti devo sparare. Ma come minchia è che mi trovo qui? Dai, Al, ce la puoi fare. Non è successo niente, Al, bravo, non è successo niente. Non è successo niente. E che doveva succedere? Doveva cadere il palazzo. Johnny. Che c'è? Johnny. Che c'è, Jack? Non mi interrompe. Johnny. Al, la lampadina. Al, hai scordato la lampadina. Ci mancava pure questa. Adesso io te la tiro. Adesso lui te la tira. Jack, non continuare a ripetere quello che dico io. Dammi il filo. Che non va mai bene niente. Dammi si incastrare. La lampadina. Ah, sei pronto? Uno, due, tre. L'ho presa. L'ho presa! Ce l'ha fatta, Jack! Ce l'abbiamo fatta, Johnny! Bravo, Johnny! Vieni con noi! Non mi toccare, Jack! Mi fa schifo! Scusa, Johnny. Bravo, Al! Arrampicati! Sì! Bravo! Perché non scappiamo, John? Adesso sali! Sali! Sei un campione, Al! Sali però! Sali! Che tocchi, che tocchi, DJ! Che non è roba per te! Non hai mai avuto manualità! Ma che stai... Lascia...
Johnny, adesso lo ammazzo. Guarda che volo che gli faccio fare. Jack, calma. Non vi preoccupate, ne prendo una dentro. Fate caccia, boss. Il bagno è pronto, comunque, tutto a posto. E che albergo della minghia. Johnny? Che c'è? Johnny, ti ricordi quando io volevo comprare 30 metri di filo? E tu ti sei sentito in dovere di dire la tua. Sì. Poi quanti metri hai comperato? 25. E dimmi un po', Johnny, quanto abbiamo risparmiato? È mezzo dollaro. C'è Jack. Giuro che se non si accende altre esco. Uno. Due. E questo per ricordarti le minchiate che dici. E ora, cari ascoltatori, vogliamo occuparci di un singolare fatto di cronaca, o se preferite anche di un caso medico che sta appassionando l'opinione pubblica della nostra città. Purtroppo non si hanno ancora notizie dello smemorato che è scomparso 4 giorni fa. Il suo nome è Calogero Buccheri, 35 anni. È uno dei pochi casi noti di sindrome di Quaggott. È alto 1,75 m circa, capelli neri, corporatura snella. Unico segno particolare, una menomazione alla mano sinistra. L'ultima volta che è stato visto si trovava, come sempre, nella tintoria di famiglia. Data l'unicità del suo caso e ciò che questo soggetto rappresenta per la comunità scientifica, il Lincoln Institute di New York ha messo a disposizione una cospicua ricompensa per chiunque possa fornire informazioni utili al ritrovamento dello smemorato, che è scomparso ormai da oltre 72 ore. Gli investigatori non escludono possa trattarsi di un rapimento a fini di estorsione. Chiudiamo il nostro notiziario con lo sport. Nuova vittoria per i Dodgers, grazie a 3 fuoricampo di Tony Campanella, ma dovranno fare a meno del loro battitore nei prossimi 4 incontri. Era ora. Entrate.